metodo che è il metodo classico del Trentino, ha una storia ormai quasi secolare, anzi di più. Il Trentino è una zona molto vocata per il metodo classico, quindi lavorazione in bottiglia, fermentazione di almeno 18 mesi, ma arriviamo anche a 90 mesi con le riserve. E è un vino che secondo me racchiude proprio la personalità del Trentino, perché ha questa mineralità, è quasi dolomitico, ha questa freschezza che si trova proprio nel bicchiere e rispecchia anche il clima. Queste escursioni termiche che abbiamo di giorno e di notte danno questa acidità veramente delicata che lo rende perfetto per certi abbinamenti. Penso ad esempio ai nostri insaccati, ai salumi, poi certi ad esempio a base di pinot nero, un noir de noir, un blanc de noir, sono perfetti secondo me con i frutti di mare. Piace sempre più anche a tutto pasto. Il Trento DOC è una delle bollicine più conosciute in Italia, la bollicina di montagna, detta anche così per l'altitudine dei vigneti. Oggi abbiamo un rosé con una percentuale di pinot nero e una piccola percentuale di chardonnay. E andiamo a abbinarlo con una carne salata perché secondo noi è perfetto anche per i sentori che ha al naso, ribes, mela rossa e ciliegia matura e non troppo invadente. Venanzio è una varietà autoctona che si trova a cavallo tra il Veneto e il Trentino, esattamente in terra dei Forti. La fortuna che abbiamo in questo territorio è di avere delle piante risalenti al 1865, piante prefilossera, che ancora sono in produzione. L'abbinamento che consigliamo con l'Enanzio è il capriolo con la polenta e formaggi di media e lunga stagionatura. Parliamo di Müller-Thurgau, quindi un vino tipico della Valle di Cembra, con una bellissima mineralità, a me piace un sacco, e lo abbino spesso con i miei piatti, soprattutto col cervo marinato all'olio di pino mugo, tosella e sedano levistico. Parliamo di Marzemino, ovviamente si parla della Vallagarina, zona di provenienza storica del Marzemino, un vitigno eccellente, tanto che così lo nominava anche Mozart, da abbinare ai piatti della tradizione trentina, da un buon primo asciutto a base di carne, anche a qualche affettato. Servito magari anche un pochettino fresco d'estate, si può apprezzare anche su qualche piatto di pesce. Nocciola è un vino autoctono trentino, la provenienza è la Valle dei Laghi. È un vino che prende il nome dal latino noce, al palato si sente un gusto tostato. La ricetta che ho abbinato a questa nocciola è un filetto di San Marino in versione trentina in tortelli di patate, con l'aggiunta di una salsa alla base allo zafferano, sempre trentino del Lomaso, tutti i contorni che danno colore e sapore al piatto e per finire una salsa ricavata da una riduzione di questo vino. Il Groppello è il vitigno autoctono della Val di Non, viene prodotto nei paesi di Clos, Romallo, Revoy Cagnot, siamo rimasti quattro cantine piccolissime che lo producono e si potrebbe abbinare eccezionalmente con la mortandella della Val di Non e i tortelli di patate. Vino nero, vitigno borgognone, quindi vitigno nordico che ben si adatta al clima del Trentino, che si esalta particolarmente in montagna per un'aromaticità molto delicata, fruttata e con qualche nota balsamica che abbinerei con la trota Fario Trentina, magari alla brace. Il Teroldego, il nostro principe dei vini rossi trentini, uno dei vitigni autoctoni nel nostro territorio, un bellissimo abbinamento con le carni, nel mio caso ho preparato un filetto di cervo che viene tirato con questa salsa di Teroldego e abbinata a una polenta, fatta con un maestrantino. Parliamo di Schiava, quindi un vitigno storico del Trentino, tradizionale anche perché una trentina di anni fa era il vitigno più diffuso in Trentino. Oggi lo ritroviamo solo nelle zone più vocate, quindi le zone di collina. Lo possiamo tranquillamente anche abbinare a tavola con i cibi della tradizione trentina, ma essendo un vino con una struttura non molto pronunciata, si presta bene a piatti come dei salumi, ma in Trentino lo abbiniamo anche a delle carni bianche, soprattutto, oppure a dei primi non troppo impegnativi.